Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ebbene sì, come avete letto dal titolo, ho provato ad acquistare un Apple Watch 5 da Amazon Warehouse, complice un prezzo che mi sembrava abbastanza conveniente, fermo restando i rischi, se possiamo chiamarli così, che ne conseguono dall'acquistare un prodotto da Amazon Warehouse che di fatto è un prodotto usato. Ricordo che è diverso da un prodotto ricondizionato. I prodotti di Amazon Warehouse, infatti, sono prodotti che generalmente vengono acquistati e poi restituiti dagli utenti nell'arco dei 30 giorni in cui Amazon garantisce appunto la possibilità di reso, e quindi sono prodotti che di fatto sono nuovi o simil nuovi e che poi vengono rivenduti sotto il marchio di Amazon Warehouse, sotto diversi gradi, diciamo così, di condizione e di stato dell'usato, che può andare da come nuovo, quindi praticamente un oggetto nuovo che costerà comunque un po' di meno del prezzo di listino. Poi abbiamo delle ottime condizioni, delle buone condizioni, delle condizioni sufficienti e via scendendo, a seconda dello stato di usura dell'oggetto, che segue anche dei canoni ben precisi con cui Amazon identifica l'oggetto sotto queste, diciamo, categorie, che vanno dai segni, quindi da eventuali graffi o segni di usura, e in particolar modo in base alle dimensioni e alla posizione di questi segni di usura, viene stabilito anche il grado dell'usato che stiamo acquistando. Ovviamente, dal punto di vista funzionale, i prodotti sono quasi sempre funzionali, o meglio, sono operativi come se fossero nuovi da questo punto di vista. Quindi generalmente da Amazon Warehouse il grado di accettabilità riguarda più che altro le condizioni estetiche, la confezione di vendita, gli accessori forniti, originali o meno e quant'altro. E quindi, come vi dicevo, io ho provato ad acquistare un Apple Watch 5 da 40 mm, perché sul mio polso sta meglio quello, a mio avviso, GPS, quindi non cellular, che era in vendita su Amazon a 370 euro, nello stato buone condizioni. Vuol dire che buone condizioni è praticamente il terzo status dell'usato, perché c'è come nuovo, ottimo e buono. La differenza tra il buono e l'ottimo è che l'oggetto venduto come buono su Amazon potrebbe presentare dei graffi fino, se non sbaglio, a un paio di centimetri anche sulla parte anteriore dell'oggetto, quindi devono essere sicuramente degli acquisti consapevoli, fermo restando che, essendo comunque Amazon, se dovesse esserci qualcosa che non funziona o non in linea con quanto dichiarato, o semplicemente con cui non vi trovate, come sempre è possibile procedere al reso. Quindi, secondo me, ed è il ragionamento che ho fatto io, visto il prezzo, l'Apple Watch è una di quelle cose che sappiamo, uno sfizio, non volevo spendere tanto, ho fatto un milione di calcoli se prendere il 4, il 3, i prezzi. Sta di fatto che ho reputato opportuno prendere in questo caso il 5. Non sto a rispiegare tutta la mia storia con Apple, andatevi a vedere gli altri video sul canale. Io recentemente, da qualche mese, sono passato ad Apple, sono ritornato, come si dice, al lato oscuro, ho preso prima l'iPhone, poi le iPods, e adesso ho voluto quindi prendere l'Apple Watch con questa formula, sperando che, nonostante le buone condizioni, sia un oggetto pari al nuovo. Se così non dovesse essere, quindi nel caso in cui non dovesse essere in linea con quanto dichiarato da Amazon, in questo caso questo era un pacco, presentava come caratteristica appunto l'usura pari al buono. E dal punto di vista degli accessori, dovrebbe essere un prodotto che viene venduto con scatola originale, ovviamente aperta, danneggiata, e provvisto di tutti gli accessori di cui è fornito. Niente, noi adesso andiamo a fare questo piccolo spacchettamento, sperando di trasmettervi un po' di quella, chiamiamola, adrenalina nello scoprire com'è lo stato di questo orologio, perché per esperienza i prodotti di Amazon Warehouse, loro mettono, come vi dicevo, le caratteristiche di prima sono il limite, vuol dire che loro stanno molto larghi per coprire lo stato dell'oggetto, ma tante volte mi è capitato di acquistare Amazon Warehouse davvero nuovo, che anche se stavo lì a cercare un difetto io non lo trovavo, loro avranno avuto le loro ragioni per classificarlo come tali, e altre volte dove invece le condizioni erano davvero peggiori di quelle dichiarate, se non addirittura con qualche mancanza di accessorio o altro. Quindi scoprirete insieme a me se è stato un acquisto sensato, tra virgolette, nel senso che ho fatto bene a risparmiare qualcosina, stiamo parlando all'incirca di un'ottantina di euro
che poi tra l'altro posso reinvestire in altro, in cinturini. Questo dovrebbe essere il cinturino nero sport in silicone. Io so già che col caldo mi darà fastidio, dovrò acquistarne uno in tessuto, e quindi insomma sono comunque soldi risparmiati. Fermo restando che dobbiamo ovviamente vedere, come vi dicevo, lo stato dell'oggetto per cercare anche di capire se ne è davvero valsa la pena. Adesso quindi, scusate la forbice se non sono professionale come gli altri youtuber che hanno il taglierino e la piantina, ma penso che non sia questo l'oggetto del video. Andiamo a aprire la scatola. Ecco qua, signori. Vedete, questo è il marchio di Amazon Warehouse che vi ho appena descritto. Appoggiamo la scatola altrove. Come vedete, è la confezione dell'Apple Watch originale. Ovviamente non è nuova per i motivi che ho detto poc'anzi. Ne ho viste anche di peggio, ma vediamo l'orologio che è la cosa importante prima di parlare. Questo è il sigillo di Amazon Warehouse. È possibile già da qui ovviamente verificarne le caratteristiche. Serie 5 Space Gray Aluminium Case Black Sport Band 40 mm, quindi almeno sulla scatola il prodotto è quello che ho ordinato. Andiamo ad aprirlo per vedere come si presenta all'interno. Ed eccolo qua. Fin qui direi che non ci sono problemi da segnalare. La scatola è anche abbastanza messa bene. Qui, come al solito, sapete che Apple Watch vende, diciamo, il case dell'orologio separatamente da quello che è il cinturino in silicone che vediamo successivamente. Andiamo a vedere il corpo principale dell'Apple Watch. Eccolo qua. Le istruzioni sono rimaste. Abbiamo il caricatore che c'è su la sua pellicolina, il cavo di ricarica. Io sinceramente non so se queste pellicole vengono rimesse da Amazon Warehouse, probabilmente, o sono davvero prodotti che non sono stati utilizzati, ma considerando che sono in un buono stato, direi che Amazon Warehouse, quando fa tutte le sue verifiche, poi va a riporre anche tutti questi sigilli a garanzia e a controllo. Ed eccolo qua, il nostro Apple Watch con la sua custodia in tessuto. Andiamo a vedere come è messo. Ed eccolo qua, amici. Allora, facciamo un primo esame, ovviamente il display, prima di accenderlo. Io non so se voi lo vedete in controluce, provo, dovreste vederlo anche voi in controluce. Io sinceramente di segni sul display non ne vedo. Ricordo che buone condizioni, che è lo stato con cui l'ho acquistato io, potrebbe avere fino a 2 cm per 2 di graffi o segni di usura sulla parte anteriore dell'oggetto. Finora, salvo problemi di ogni altra sorta, io non vedo segni, perlomeno sul display, che è la parte importante. Facciamo un check del perimetro in alluminio. C'è un piccolo segnetto qui, non so se la camera lo vedete, qui sul lato sinistro c'è un piccolo, non so se lo riuscite a vedere. C'è un piccolo segnetto, forse è questo che lo rende buono, buone condizioni. Ovviamente non sto cercando il pelo nell'uovo, anche perché adesso vi dirò un altro motivo per cui l'ho acquistato usato. Però ecco, diciamo che questo segnetto sull'angolo, guardo se ce ne sono altri, ma non mi sembra. Non mi sembra assolutamente che ce ne siano altri. La corona è perfetta e la parte posteriore è ottima, è assolutamente ottima. Quindi io l'unico difetto, ragazzi, che vedo adesso, vedete il display è perfetto, lo vedete anche voi adesso, c'è qua sulla parte sinistra un piccolo segnetto di qualche millimetro sul case in alluminio, vedete? Non so, spero che si veda anche dalla camera, io provo a farlo girare un po' sotto il sole, è qui. E questo è l'unico motivo per cui io sostanzialmente per ora direi di averlo pagato 80 euro in meno, nel senso che, come vedete, il display è comunque ottimo, la garanzia di Amazon è sempre perfetta, però
loro molto onestamente l'hanno categorizzato buone condizioni, perché c'è appunto un segnetto qui, praticamente largo, se nel caso non lo vedete da qui, quindi dal bordo del display fino qua, quindi se parliamo proprio di qualche millimetro, ben lontani dei 2 centimetri dichiarati dalle buone condizioni di Amazon. E quindi niente, per ora va benissimo. Perché vi dicevo l'ho acquistato usato, quindi questo segnetto non mi importa, non perché voglio diciamo così trattarlo male l'orologio, non è assolutamente nel mio scopo, ma perché non ho intenzione, e qui lo dico già, di mettere alcun tipo di cover. L'Apple Watch è un orologio, come tale deve essere usato, è uno dei più belli e mi rifiuto personalmente, senza nulla togliere a chi metterà delle cover, fermo restando che magari poi le proverò, ma non ho alcuna intenzione di usarle. E ho intenzione di utilizzare l'Apple Watch tutti i giorni, quindi al lavoro e in altri ambiti dove so già che potrebbe anche segnarsi, per esperienze con smartwatch precedenti so già che potrebbe succedere, quindi ho detto preferisco risparmiare qualcosina, anche considerando che fa un po' uscire al 6, e prendere un qualcosa che anche se non è perfetto mi possa far comunque godere dell'utilizzo dell'Apple Watch. Andiamo a vedere il cinturino, se è tutto a posto. Vedete che la scatola non è nuova, è già stata aperta. Andiamo a vedere il cinturino. Ragazzi, comunque usato, ma vi rendete conto, lo sto prendendo con voi, della qualità e la cura, anche solo di come Amazon riordina la manualistica, gli oggetti, è un'altra cosa, cioè. Ecco qui. E questo è il nostro cinturino sport. Togliamo un attimo questo. E niente, il cinturino insomma è in silicone, quindi come vedete non ci sono particolari segni di usura o altro, magari l'ho una pulita, non so chi ci avrà sugacciato sopra prima di me, però insomma direi che non è assolutamente questo il problema. E niente, adesso io vi farò sapere, ovviamente io lo proverò, vi farò sapere com'è, come mi trovo, farò una recensione mia, che poi non è una recensione perché ormai siamo quasi all'uscita del 6, non c'è bisogno della mia recensione, però sarà una mia opinione, ecco. Farò un confronto anche col Versa 2 che ho recentemente portato sul canale, che era lo smartwatch che utilizzavo fino ad ora, e niente, ci aggiorniamo poi nei prossimi video portandovi qualche impressione e qualche dettaglio in più. Io come sempre spero di aver fatto una cosa anche gradita, e questo è uno dei motivi per cui ho portato questo video sul canale. Per chi volesse acquistare o avesse anche solo pensato di acquistare l'Apple Watch da Amazon Warehouse o un altro qualsiasi dispositivo da Amazon Warehouse, quindi voleva capire un po' di cosa si trattava, come trattano la merce e quant'altro, nel caso, se vi è fatto piacere, vi è piaciuto il video, mettete un bel like, che per me è sempre importante, lo sapete, e ancora più importante l'iscrizione al canale, per supportarmi e supportare il canale, tutti i contenuti che porto. Quindi ecco, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!